Bologna, alla grande università di Bologna, non esisteva un corso di storia africana, come del resto di storia asiatica o di altro tipo. E io ricordo che quando fondammo il Cabra, anni dopo, nel 75, su iniziativa di un sindaco illuminato, il professor Renato Zangheri, e col consenso di tutte le forze politiche, stranamente, no? Quando fondammo il Cabra, esisteva già un corso di Asia, soprattutto sulla Cina, che teneva la professoressa Enrica Colotti Pischer, e un corso sull'India, l'Asia, che teneva il professor Gianni Sofri. Io mi ricordo che noi, siccome non potevamo coprire tutto le nostre expertise, ci scambiavamo gli studenti, cioè tu volevi studiare Asia, andare da Sofri o dalla Colotti, e io ti scrivevo il voto a scienze politiche, e viceversa. Sono stati anni bellissimi di crescita in cui a rappresentare, diciamo, il direttivo del Cabral erano i litigiosissimi rappresentanti dei vari movimenti che erano qua in giro, litigiosissimi, c'erano risse continue, soprattutto fra etiopi, eritrei e somali, questo era il trio. Ma qual era, tornando al tuo discorso sul comunismo, il comunismo italiano aveva diversi approcci, a seconda, questo è l'approccio molto pragmatico della nostra regione, no? Molto, come lo chiamavamo, terra a terra, che puntava su una solidarietà veramente concreta, cioè non solo mandare aiuti, mandare personale, e lì per esempio ho scoperto qual è stata l'importanza non solo degli intellettuali, tutti i figli di famose famiglie, i Salvadori per la Joyce, i Pirelli e compagnie, che io conoscevo, noi giovani irriverenti, che avevamo Joyce Russo, che era molto carina con noi, la passionaria, perché lei con il suo fisico molto imponente, quando era alle conferenze metteva a posto tutti quanti. Ma con la cooperazione si è fatto scoprire la questione delle lotte di liberazione alla classe operaia, alla nostra, che era prima nutrita di tutta una serie di pregiudizi, chiamiamoli così. E una delle cose più importanti per la mia generazione, alla fine, la prima che è andata a scuola, io sono andata a scuola nel 46, quindi immaginate l'elementare, che andava a scuola in quel periodo, che poi è andata all'università, alla fine degli anni 50, quindi ancora in tempi molto bui e arretrati per la cultura, diciamo, qual era la cosa più importante? Era che la vittoria della Seconda Guerra Mondiale era stata soprattutto interpretata come, da noi, come una lotta contro il razzismo, contro ogni forma di razzismo. E noi però abbiamo cominciato a diventare critici perché si individuava nelle parole, nei discorsi, nelle teorie che ancora andavano in giro, dei tratti razzisti molto profondi, che ci sono ancora oggi, anzi secondo me sono tornati fuori assolutamente in modo prepotente. Questa è stata l'importanza degli intellettuali africani, da Cabral agli altri, che ci hanno insegnato a leggere la nostra perversa storia di razzismo. Ci hanno insegnato, a chi voleva ascoltare, perché ce ne sono molti che ancora, anche persone impegnate nella cooperazione e nella solidarietà, che non si rendono conto di usare terminologie che hanno un sottofondo razzista dietro. E tantomeno se ne rendono conto nell'agire qua nei confronti delle persone che vengono da altre culture e da altri mondi. Questo è molto importante. Ma quello che volevo dire è che a me, al di là dei libri che leggevo, che studiavo, che continuo a leggere e a studiare, quello che mi ha insegnato di più è stato il terreno, l'andare in Africa. Il mio primo viaggio l'ho fatto praticamente a piedi o in taxi russo, in car rapide,
Senegal e nella Bamako, è stato, mi ha insegnato un mucchio di cose, mi hanno insegnato coloro che mi hanno rivolto la parola, che parlavano con me, in genere molti giovani che traducevano per me. Ma poi in Nigeria, un paese di una difficoltà incredibile, forse il più duro che io ho incontrato, il Mozambico sembrava il paradiso terrestre quando si sono andati. La Nigeria è un paese di una cultura immensa, molto diversa, e viaggiando, intervistando, parlando con le persone, io imparavo a conoscere me stessa e la mia storia coloniale o di sopraffazione. Quindi è vero quello che abbiamo detto finora, che il colonialismo non è certamente finito, non è totalmente digerito, anche se noi dicevamo finito formalmente, non è totalmente digerito, è ancora lì, è ancora qui con noi. Ma vorrei saltare, fare un salto alle colonie portoghesi. Quando io sono andata all'ex colonia portoghese, quando io ho messo piede per la prima volta in un paese di lingua portoghese, io il portoghese non lo sapevo, francese, inglese, oppure tedesco, qualcos'altro, ma il portoghese non lo sapevo, l'ho studiacchiato un po', e mi sono trovata immersa totalmente in un mondo che dovevo cercare di capire, e a insegnare subito il portoghese, che è stata un'avventura incredibile. Cioè io i testi che scrivevo io, li traducevo in portoghese, li davo da leggere ai nostri collaboratori locali che mi davano lo scandalo perché il portoghese faceva scritto, ma alla fine si capiva. Devo dire che gli studenti capivano più me dei professori e colleghi, grandi studiosi, anglofoni e francofoni. I tedeschi parlano il portoghese alla perfezione, quindi non c'era niente. Allora, perché? Ma perché eravamo più simili nel modo di porsi, no? Ma poi c'era l'altro grande problema che voi avete visto andando nelle... L'altro grande problema è che i nostri studenti erano tutti studenti che provenivano da classi sociali diverse. C'erano i figli dei bianchi, che erano istruiti, c'erano i figli di quelli di origine asiatica mediamente istruiti, c'erano gli africani neri. Io continuo a dire con orgoglio, non mi piace tutto questo, gli africani neri, come direbbe uno scrittore africano, che in larga parte non avevano fatto scuole adeguate e regolari, e che quindi non avevano questo livello. Lo sforzo era portare tutti quanti allo stesso livello. E io ho scoperto, per esempio, che alcuni dei miei studenti più intelligenti, più capaci, più innovativi, non erano quelli delle famiglie più ricche e borghesi, che erano una minoranza. Ma a parte tutto questo, lì io ho incontrato due persone meravigliose, che mi dispiace, tu Roberto lo conosci, i miei direttori. La mia direttrice, una sudafricana bianca, Roosters, comunista, ma di queste molto concrete, senza fine troppo intellettuali, grande scrittrice, grande giornalista, era la grande organizzatrice. Aveva un problema, che da anglofona perfetta, scriveva un inglese meraviglioso, non riusciva a parlare portoghese in modo adeguato. E poi c'era il direttore, Aquino Braganza, mozambicano di origine di Goa, che aveva studiato in tutto il mondo, in Francia, dappertutto, giornalista internazionale molto conosciuto, grande amico di Amilcar Cabral, di cui ha scritto la prima biografia. Aquino mi ha raccontato molto di Amilcar, che lui ammirava, ne parlava come un innamorato, parla di... ne ammirava l'intelletto, la capacità, e a chi non conosceva la storia ancora non completamente svelata di chi ha fatto ammazzare Amilcar.
così come altri casi in cui si diceva Achino de Braganza parlava il portoghese perfetto, parlava il francese ancora meglio e ci faceva delle scenate terribili per il nostro cattivo portoghese, però poi lo correggeva, eccetera, eccetera. Achino de Braganza è morto, Rusterst è morta ammazzata nell'ufficio, no, nel nostro ufficio, dove non va mandata per dire che noi vivevamo concretamente la lotta. Accanto, io ero l'ufficio accanto, nell'ufficio dove lavoravamo, con una lettera bomba che era stata inviata dai servizi segreti sudafricani, perché era pericolosa. Lei non faceva la guerra alla guerriglia, ma era una grande intellettuale e aveva l'arma dello scrivere, no? Che era veramente... Achino de Braganza è morto invece nell'aereo di Savona-Rochelle, quello che è caduto nell'ottobre dell'86, accompagnava il presidente in un viaggio che doveva essere un viaggio, diciamo, risolutivo per risolvere la questione della guerra portata in Mozambico da Sudafrica, che aveva fatto migliaia, milioni di morti e devastazioni terribili. E prima di partire, io l'avevo incontrato in Zimbabwe, mi disse che certamente lui, il presidente e gli altri, che erano tutti ministri, sarebbero morti. Quindi io ho vissuto in mezzo a questa situazione, nello stesso tempo cercando di mantenere un livello critico su quello che stava accadendo. A proposito del comunismo, la mia impressione, lì avete ragione voi, bisogna fare molto più ricerca in profondità, è che nel Partito Comunista Italiano esistessero delle tensioni molto forti sul che fare a proposito della decolonizzazione. Hai ragione tu quando dici che sulla questione Etiopia, Somalia, il Partito Comunista Italiano si teneva molto su una posizione più nazionalista italiana, mentre sugli altri paesi era più aperto. Devo però dire una cosa, se la dico e la nego, io non ho le prove, ma lo so, che attraverso il Partito Comunista Italiano sono passate le armi che andavano ad alcuni dei movimenti di liberazione. Io so quello della Volta, parlavo di questa famiglia, passavano le armi e il Partito Comunista Italiano era molto ben visto, così come anche il socialista, perché rappresentavano un legame con la possibilità di incentivare paesi occidentali ad appoggiare una decolonizzazione, chiamiamola rivoluzionaria, che poi così non è stata completamente. Questo è molto importante. Io conoscevo anche le persone che non l'hanno detto apertamente, non potevano, ma che agivano a questo soprattutto con l'Angola, devo dire, per il popolo di Mozambico so meno, ma probabilmente anche per il Mozambico, e il Partito Comunista Italiano a un certo punto diventò estremamente critico del troppo forte collegamento in Mozambico, io so, con l'Unione Sovietica e soprattutto con la Germania Est, perché era già l'epoca della critica a quel tipo di regime, no? Non c'erano e i cooperanti italiani che stavano lì, e non parlo dei giovani solidali in genere assolutamente ignari, perché non avevano una strutturazione politica forte come forse non avevo nemmeno io, ma gli operai che lavoravano nella cooperazione di Mozambico e che io conoscevo per varie ragioni, perché mi aiutavano, ero un povero professore mal pagato e lì non c'era assolutamente niente, non c'era neanche da mangiare molto spesso, questi operai erano estremamente critici del fatto che l'Unione Sovietica
e la Germania Est fossero diventati così importanti, perché erano contro, diciamo, il crescere della guerra. Dicevano che il crescere della guerra dipende sì dall'imperialismo che agisce qua, ma più armi si danno, più la situazione diventa difficile. Fatto sta che l'Italia ebbe, anche se con molte critiche, diciamo, la malleveria su il trattato di pace, criticatissimo da alcuni elementi mozambicani, ma quelli più pro-sovietici. Gli altri avevano capito che non c'era più niente da fare. Ci abbiamo il 1989, però io sono convinta che il 1989 rappresenta la svolta di cui ancora oggi vediamo le conseguenze. Quindi tra il 1989, poi avendo tempo ne potremo parlare. Ecco, con questo volevo dire che le lotte di liberazione sono state per la mia generazione, e qui ragione tutti, un momento di riscatto anche della cultura occidentale nostra, no? È stato un momento elevato. Noi siamo stati la generazione dell'utopia, la generazione dell'utopia, che tutti poi abbiamo detto, perché abbiamo creduto che fosse possibile, attraverso l'attivismo politico, attraverso la cultura e la conoscenza. Questo posto fu creato proprio per questo, per portare cultura su questi paesi. Abbiamo creduto che fossimo davanti, finita l'orribile guerra mondiale, a una svolta definitiva dell'umanità. Non è stato così, come abbiamo visto, no? Siamo ancora, però devo dire che un'altra cosa che mi colpisce è, e che bisogna fare, è mettere in rapporto questi movimenti, questi gruppi, alcuni dei quali erano, diciamo, troppo ideologici in un certo senso, non avevano i piedi per terra, metterli in rapporto con la cultura e la pratica politica del tempo. È estremamente variegata nel nostro paese. C'è un altro elemento. Abbiamo parlato della riunione a Roma, che fece un effetto come una bomba atomica, perché come il Papa riceve i rappresentanti del movimento di liberazione. Ma tutto questo, questo venne dall'attivismo di quelli che noi allora, con un po' di disprezzo, chiamavamo i cattolesisti, cioè l'elemento cattolico. Nel comunismo c'erano vari personaggi che adesso qui non cito, forse questi erano degli archivi privati, Raniero Lavalle o altri, che erano importantissimi. Io mi ricordo che quando Roosevelt veniva a Roma andava a parlare con questi qua, e lei era una comunista di quelle rigorose, ma non sovietica, aveva già cominciato a capire che non era questo la chiave per liberare il movimento. I cattolici, ma anche questo deve essere messo in contesto. In che anno siamo? 1970. Io vi invito allo studio, diciamo, della storia, come prima. In quegli anni la Chiesa cattolica, e non solo, anche la prima ancora protestante, nei paesi coloniali, e parlo qui del Sudafrica, che non era una colonia ma comunque un regime oppressivo, aveva cominciato a cambiare. Voi avete sentito della morte di Desmond Tutu, no? Perché Tutu non era un cattolico, era anglicano, quindi una chiesa molto strutturata con il governo inglese, no? Desmond Tutu e i vescovi cattolici del Sudafrica iniziarono allora quel percorso di cambiamento che portò a creare le basi importantissime di delegittimazione del regime di apartheid. Non è da sottovalutare questo, anche perché c'è un altro fattore da tenere in conto, che
questi paesi d'Africa, ma anche in quasi tutti i paesi africani, la questione religiosa, il tuo avere un'appartenenza religiosa, è importantissima, è fondamentale. Se tu vai in giro a fare ricerche, ti chiedevano, tu cosa sei, e tu dicevi io non credo in niente, non sono cristiana, non ti parlava con nessuno, ti trattavano come, non era l'ambiente intellettuale, era l'ambiente reale, l'Africa reale. E per questa ragione vi invito non a leggere un libro sull'Africa, ma un libro, e finisco qua perché avrei tante cose da dire, un libro di un grande storico italiano, una storia moderna, il professor Adriano Prosperi, che è un mio coetaneo, che è stato anche il mio collega, che ha scritto varie cose dottissime su Lutero, sulla Chiesa, eccetera. L'ultimo, uno degli ultimi libri che ha scritto è sull'Italia e ha il titolo Il volgo disperso, storia dei contadini italiani nell'Ottocento, e si fonda su una serie di ricerche che studiosi, filantropi, personaggi importanti fecero in quel periodo, all'avvicinarsi dell'Unità d'Italia, 1861, per capire quali riforme mettere in atto per far progredire, cambiare questo mondo contadino italiano, formato in tutte le regioni, e non solo nel sud, da una popolazione generalmente analfabeta, che viveva in condizioni quasi bestiali, veramente, cioè con situazioni di grandi malattie che sterminavano la popolazione, e le riforme ispirate dallo Stato liberale dell'Unità d'Italia si fondarono su due pilastri. Uno, l'istruzione. La scuola a poco diventa scuola per tutti. E secondo, l'igiene pubblica, cioè l'igiene dell'ambiente, delle persone, il medico condotto. Quando io ero bambina in campagna dove andavo d'estate, le autorità erano due, il prete, il medico condotto, tre, il maestro. Perché il prete? Perché per poter fare queste riforme,